abbiamo Davide Lobascio del Dipartimento di Reti e Sistemi Informativi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ci racconterà la sua esperienza sul cloud computing e di come il cloud computing è utilizzato proprio all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Sulle tematiche di software defined network che un po' sono una conseguenza, una prospettiva diciamo dell'evoluzione del networking appunto come conseguenza del modello cloud che si è imposto insomma nell'ambito tecnologico e che lavorando al CNR da qualche anno ho imparato a vedere anche nell'evoluzione dei sistemi rispetto ai primi tempi e anche il nostro modo di offrire servizi è cambiato sempre più in ottica cloud, penso soprattutto alla virtualizzazione. Abbiamo attualmente circa 400 istanze virtuali su un ambiente OVIRT, che è un ambiente chiaramente open source che orchestra, che diciamo, rende gestibile in maniera organica appunto diverse macchine virtuali e rispetto appunto all'inizio quando ho iniziato a occuparmi di virtualizzazione sono molto aumentate le istanze virtuali perché se da lato la virtualizzazione era diciamo, già affermata non c'era così facilità di utilizzo, di installazione, di deploy delle macchine. Invece queste sono operazioni che oggi per fortuna gestiamo in maniera molto facile e questo ci consente di offrire servizi in maniera molto più rapida a chi ne fa richiesta, sia internamente che esternamente. E anche dal punto di vista dello storage è cambiato molto il modo con cui diciamo, usufruiamo dello spazio disco. E anche qua i benefici della virtualizzazione si sono inseriti nell'ambiente storage e quindi creando livelli di astrazione che rendono diciamo, più facile usufruire dello storage. In ambito networking forse siamo ancora un pochino indietro, ma direi questo un po' in generale perché la rete è considerata ormai un'infrastruttura critica, quindi toccarla è come toccare l'infrastruttura elettrica o idrica, insomma si va proprio a diciamo, mettere mano a un'infrastruttura che è determinante per la produttività, per l'accesso ai servizi. Proprio il modello cloud prevede, no, che tutto sia accessibile attraverso la rete, quindi nel momento in cui si deve ridefinire un paradigma di rete, ad esempio in maniera software defined o parlando di network virtualization, pensare di portare il modello della virtualizzazione nel mondo networking virtualizzando delle funzioni e delle istanze di rete, ecco questo è un pochino più complicato, quindi da questo punto di vista forse dobbiamo ancora fare qualche passo in avanti. L'esperienza professionale più significativa diciamo per quello che riguarda il cloud è sicuramente stata con OpenStack che diciamo sul quale ci siamo formati e abbiamo messo su paio di ambienti di pre-produzione e produzione, insomma con un'architettura anche piuttosto articolata perché insomma con meccanismi di affidabilità eccetera e sulla quale eroghiamo già alcuni servizi interni e che prossimamente, diciamo molto probabile, siamo in una fase di studio di questa possibilità, offriremo servizi di infrastructure as a service così come prevede, no, il modello OpenStack anche ad altre strutture del CNR che ne facessero richiesta. Per quanto riguarda la facilità d'uso da parte degli utenti, l'accettazione, come è del tutto trasparente questa nostra infrastruttura cloud o ha necessitato di corsi di formazione o accettabilità, allora, da parte diciamo di... che innanzitutto quando parlo di cloud parliamo sempre di
per la nostra esperienza di private cloud, quindi sono infrastrutture totalmente gestite da noi, servizi erogati da noi su server, diciamo, sotto il nostro controllo, quindi è comunque un'esperienza, diciamo, parziale rispetto al paradigma completo di cloud computing. L'interazione con gli utenti è ancora in una fase acerba, perché come dicevo utilizziamo ad esempio OpenStack, in generale l'ambiente di virtualizzazione Ovirt di cui parlavo prima, principalmente per servizi interni, ma proprio in questi giorni direi ci stiamo muovendo per mettere su un ambiente che sia, insomma, che metta a disposizione appunto gli utenti esterni la possibilità di deployare con facilità istanze virtuali. Questo OpenStack, diciamo, è assolutamente intuitivo e, insomma, gestibile facilmente, ma comunque accanto al deploy dell'infrastruttura c'è l'idea di preparare dei tutorial o addirittura dei piccoli corsi di formazione per accompagnare l'utente, che comunque in un approccio nuovo si sente sempre un po', diciamo così, insicuro, quindi ma siamo convinti che proprio per come è pensato il modello, diciamo, e come poi anche sono realizzati gli strumenti, un utente anche di media competenza riesce a districarsi bene. Questo chiaramente riduce di molto il nostro lavoro, il nostro impegno nella gestione delle singole istanze, perché viene demandata una parte di controllo chiaramente all'utente, sposta la complessità per noi, diciamo, sistemisti nella gestione dell'infrastruttura, che chiaramente è molto, molto articolata, soprattutto nella fase di aggiornamento eccetera, però diciamo dal punto di vista così prettamente ingegneristico professionale dà molta più soddisfazione per noi, diciamo, dedicarci alla gestione di questi meccanismi piuttosto che all'installazione di singole macchine per il singolo utente. Insomma, è tutto automatizzato, è tutto scalabile, è tutto facilmente gestibile. Va bene, dottor Robascio, ringrazio. Grazie. E bene. Grazie.